Bella a tutti ragazzi, e in questo video vi mostrerò come scaricare DaVinci Resolve e che cos'è. Allora, DaVinci Resolve è un programma di video editing così come Sony Vegas, Camtasia oppure Adobe Premiere. Possiamo metterci anche Adobe After Effects, ma non proprio. Vabbè. Allora, la differenza è che questo programma è gratuito, DaVinci Resolve. Quindi magari già qualcuno si starà chiedendo, vabbè, un programma gratuito e sarà quella roba lezza lì. No, il programma, vi devo dire sinceramente, l'ho usato per farci un video. Io non ho molte conoscenze su Adobe Premiere, Sony Vegas, più che altro ce li ho su Camtasia, ma è un programma molto semplice. Non mi permette di fare tanta roba come con gli altri, quindi ho detto ma proviamo, visto che devo imparare un programma, tanto vale ne imparo uno gratuito. Quindi mi sono informato bene e ho trovato che questo programma, insomma, è molto consigliato. L'ho provato, ci ho fatto un video e devo dire che mi sono trovato davvero molto bene. Il programma può sembrare complesso, ma alla fine se si imparano insomma le basi, diventa una cosa molto semplice, la capirete subito, insomma. Dal movimento, dalle animazioni, dalle immagini è molto più facile rispetto a Sony Vegas. Magari non è più facile, però è più intuitivo. Io ci sono arrivato da solo, quindi vi potete immaginare. Quindi vi faccio vedere come e dove scaricarlo. Lo scaricate dal loro sito ufficiale, che lo troverete scrivendo su Google DaVinci Resolve. La prima cosa che vi comparirà sarà proprio il loro sito. Allora, cliccate qua, ve lo dico subito. È strano che un programma gratis abbia un sito così gradevole, quindi ci sarà qualcosa sotto? Sì, c'è. Quando andiamo a scaricare il programma c'è la versione standard, che è per quelli poveri come noi, gratuita insomma, e poi c'è la versione studio. La versione studio comprende determinate cose che non si potranno avere sulla versione standard, questo mi sembra ovvio. Tra cui qua c'è scritto decine di filtri Resolver FX, quindi dei filtri, gli effetti saranno, boh, molto altro. E poi include strumenti per il progetto 3D, cose che almeno a me non mi interessano completamente, quindi ne posso fare a meno. Quindi, se noi andiamo a scaricare la versione studio, vediamo subito che ci richiede la licenza. Ve lo dico subito, il programma costa 260 euro. Secondo me non ne vale la pena, perché magari sì, è un programma ben fatto e tutto, però se devo spendere soldi, tanto vale spenderli su Adobe Premiere, secondo me. Quindi, invece qua dalla versione standard è gratuita, quindi dobbiamo compilare questa roba qua, come potete vedere, e poi possiamo scaricare e installare gratuitamente. Quindi, ok, l'installazione non ve la faccio vedere perché è una cosa davvero easy. Praticamente vi scarica un pacchetto RAR. Dovete solo avviare l'installazione che ci sarà dentro il file zip, insomma. È molto intuitiva, quindi non c'è da preoccuparsi, i passaggi sono molto intuitivi. Quindi questo è tutto, magari al prossimo video inizio a spiegare, a fare un qualche tutorial sulle basi di questo programma. Almeno di quello che so, di quello che sono riuscito a imparare in un giorno e mezzo. Vi ripeto, ve lo consiglio questo programma, essendo un programma gratuito, e vi assicuro che c'è proprio di tutto, cioè non ha niente da invidiare né a Sony Vegas né a Adobe Premiere. Giustamente quelli sono colossi, però per essere quello che è, per essere un programma nuovo, devo dire che è davvero molto buono e penso che continuerò a usarlo più spesso.
E quindi per questo è tutto e al prossimo video.